più di 80 kg di rifiuti raccolti e c'è davvero di tutto, un tampax, un mocassino, scarpe e ciabatte, oltre alle classiche bottiglie di vetro e le cicche di sigarette. E il bottino raccolto nella villa comunale di Andria domenica mattina da parte di 50 cittadini volontari. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Triplace nel giorno in cui si celebrava il World Cleanup Day Let's Do It Italy. Per Triplace l'ennesima azione di cleanup che ha coinvolto i cittadini andriesi negli ultimi anni. Tra i 50 volontari c'erano adulti e bambini, un gruppo numeroso diviso in tre squadre e che in poco più di un'ora ha raccolto ben 86 kg di rifiuti in 24 sacchi, 21 kg di plastica, 40 di secco, 25 di vetro e infine tre bottiglie piene di cicche di sigarette. È stato veramente bello vedere questo connubio tra vari cittadini e di età eterogenea. Sono stati raccolti quasi 90 kg di rifiuti ed è stato meraviglioso, emozionante vedere tutta questa cittadinanza insieme raccolta sotto un unico obiettivo, che è quello appunto di smuovere le coscienze verso quella che è la salvaguardia della nostra casa, che peraltro non è che il nostro pianeta. All'azione di cleanup ha preso parte anche l'assessore all'ambiente di Andria, Savino Lo Sappio. Al termine delle attività, la ditta Gialplast Sieco, che si occupa dell'igiene urbana andriese, ha ritirato i sacchi donati dalla stessa ditta ad inizio mattinata. Un gesto concreto e allo stesso tempo simbolico per smuovere le coscienze di tutti. Vogliamo precisare che queste sono azioni simboliche, ovviamente non ci sostituiamo alla ditta che si occupa di raccolta rifiuti, sono azioni simboliche appunto volte a smuovere le coscienze di chi ci guarda o di chi partecipa con noi alla cura della nostra casa, che poi altro non è che il nostro pianeta, per preservare un futuro alle prossime generazioni.